Ancora una volta ci troviamo a parlare di solitudine. Bisogna imparare a stare da soli per imparare a stare con gli altri. Quindi un metodo per ritrovare se stessi e poi riconnettersi anche con gli altri. Tutto questo per evitare che qualsiasi legame e relazione siano un bisogno e non una scelta. C'è un vecchio proverbio che dice: meglio soli che in cattiva compagnia. Certo, se stare da soli significa evitare situazioni negative, pericolose, non c'è dubbio che questa massima ritorni valida in ogni momento. Dovrebbe però essere presa in considerazione anche quando lo stare da soli diventa una scelta e uno stile di vita. Non perché la compagnia sia di per sé negativa, ma perché il dover stare in gruppo o anche solo accoppiati risponde più a un canone sociale che ad un'esigenza. Oggi non si può non essere social, pena una forma di esclusione che si patisce come una punizione, una forma di emarginazione che colpisce chi non rispetta i ritmi vorticosi dell'essere social. Ma non si può sempre essere connessi sui social e quindi appunto per questo a volte una sana abitudine di ritrovarsi in solitudine con se stessi non può nient'altro che farci del bene. Saper stare da soli è importante, è una condizione che assicura una rigenerazione di sé e della propria identità. Stare soli non per una forma di asocialità negativa, ma come momento di compagnia con se stessi, quella che induce l'introspezione, la riflessione, la rimessa in ordine della propria vita e delle proprie scelte. Saper stare da soli, secondo recenti ricerche condotte negli Stati Uniti e anche in Gran Bretagna, assicura maggiore equilibrio e migliore capacità di analisi. Ha creato un certo scalpore la ricerca condotta dalla London School of Economics di Londra su un campione di 1500 studenti tra i 18 e i 25 anni. Quelli che avevano non solo una media di voti più alta, ma anche una prontezza di analisi e di soluzioni, erano coloro che in media passavano più tempo da soli. Occorre quindi rimettere in discussione questo mantra dell'essere social sempre e comunque, in un periodo in cui pare di vivere in una Babele di messaggi, contatti, risposte, like, via dicendo, nulla è più importante di una passeggiata nel bosco. Niente consente di riprendere il contatto con se stessi come passare una serata o una domenica da soli. Andare anche a mangiare da soli, perché no? Senza il frastuono di suoni, voci, pettegolezzi che servono solo a creare più dipendenza e allontanano dalla propria individualità. Sembrerà strano vedere soprattutto una donna che gira da sola, per i negozi, in giro per la città, a cena, al ristorante. Stare da soli non è presunzione o egoismo, all'opposto consente di cogliere meglio le sfumature degli altri o di saper scegliere a chi tendere la mano. La donna che ama la solitudine non è strana, è una donna libera, una donna serena, una donna nella quale magari ci rispecchiamo ognuno di noi. Infatti meglio essere da soli piuttosto che stare con qualcuno la cui anima non corrisponda alla nostra. Non c'è migliore cosa che ritrovare la solitudine, soprattutto nella natura, come abbiamo detto prima, nei boschi, nei fiumi, al mare, godersi un tramonto, un'alba. Molto meglio, magari, se
Se si ha un cane, quindi condividere queste passeggiate nella natura, queste passeggiate solitarie con il nostro compagno a quattro zampe. La vita frenetica di oggi ci porta a ricercare questi momenti di solitudine, che poi, come abbiamo detto prima, ci ritornano utili per riconnetterci di nuovo nella società. Ma ogni tanto bisogna staccare. Bisogna anche dire di no a delle persone invadenti, a delle persone che ci rubano il tempo, l'energia, dei propri e veri vampiri. Un ritrovare se stessi. Un riconnettersi con se stessi, e questa è la cosa più importante. Cosa migliore poi, se magari si riesce anche a fare della meditazione, dello yoga, perché no? Tutte cose che ci possono essere di supporto, che ci possono dare tanta energia positiva. Quindi riconnettiamoci con noi stessi, riconnettiamoci con la natura, cerchiamo di ritrovare un certo equilibrio. Se ti è piaciuto questo video, supportami con un like. Se non sei ancora iscritto, allora ti invito ad iscriverti e ti apro le porte del mio canale, il magico mondo dei bijou di Rick e Mary.